Sì, papà. Grazie. In una vasta foresta americana, intrecciata con alberi antichi e ruscelli scintillanti, viveva Pocahontas, una giovane principessa dal cuore libero. La melodia e i colori del vento narrava la sua storia, una fusione di cultura e natura. Pocahontas, sintonizzata con gli elementi, poteva udire il vento sussurrare i segreti della terra. Quando giunsero gli invasori, guidati da John Smith,
Pocahontas cercò di spiegare il legame sacro che c'è tra la terra e ogni creatura. La canzone catturò il suo desiderio di comprensione reciproca e rispetto per la diversità, dipingendo un mondo dove la bellezza risiedeva nella varietà e nel rispetto per i colori del vento. Grazie, scusa Veronica. Il bello della diretta. Scusate. Ok, grazie.
una città lontana, tra torri dorate e tappeti volanti, viveva Aladino, un giovane ragazzo con sogni audaci. Il mondo è mio narrava la sua storia vincente. Aladino, un ladro dal cuore d'oro, scopre una lampada magica e libera il genio, il quale gli offre tre desideri. La melodia esaltava il senso di libertà e meraviglia quando Aladino volava attraverso i cieli stellati su un tappeto magico. Il giovane, innamorato di Jasmine, usava i suoi desideri per conquistare il cuore della principessa e mostrare che con amore e saggezza il mondo poteva davvero appartenere a chi aveva il coraggio di sognare. Una fiaba di avventura, amore e realizzazione dei sogni. Toccherò il mondo, è mio, fra mille diamanti.
In un regno incantato, avvolto dalle magiche neve dell'inverno eterno, viveva Elsa, una giovane principessa dotata di poteri di ghiaccio. Nel castello di Arendelle, la storia iniziò a intrecciarsi con la melodia di oggi per la prima volta. La canzone narrava il momento magico in cui Elsa, accettando finalmente la sua unicità, decideva di abbracciare i suoi poteri. Con la neve scintillante come compagna, Elsa danzava attraverso il regno, scoprendo la libertà e la bellezza del suo dono. Oggi, per la prima volta, raccontava la fiaba e autoaccettazione, trasformando il gelido regno in un luogo di magia e amore sincero.
riesci e ti prendi l'altra posta, riesci. No, 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 fatto, fatto. Sei stata bravissima! Non c'è ciò. In una città gotica e misteriosa, ai piedi della maestosa cattedrale di Notre Dame, viveva Quasimodo, il gobbo di Notre Dame. La canzone Dio fa qualcosa narrava la sua struggente preghiera. Quasimodo, tenuto nascosto nelle torri della cattedrale, desiderava ardentemente di essere accettato e compreso dalla società. La melodia esprimeva la sua speranza e la richiesta di Dio di intervenire per cambiare il suo destino. Nel corso della storia, Quasimodo imparò che la vera bellezza risiede nel cuore e che l'accettazione di se stessi è il primo passo verso la comprensione e l'amore nel mondo al di fuori delle torri. Una fiaba di tolleranza, accettazione e speranza. Se puoi sentirmi, neppure se ci sei, né se ti soffermeresti sui pensieri miei. Sono una gitana, coperto da un manto di ghiaccio eterno, viveva Elsa, la regina dotata di poteri magici del ghiaccio. La canzone All'alba sorgerò narrava la sua storia struggente. Dopo aver vissuto nell'isolamento, Elsa decideva di abbracciare la sua forza interiore e mostrare al mondo il suo potere. La melodia, intensa come il freddo inverno, esprimeva la determinazione di Elsa di liberarsi della catena della paura e dell'auto-isolamento. Con un gesto audace, Elsa faceva scaturire la sua magia, trasformando il regno in un luogo di magia e bellezza sotto la luce dell'alba. Thank you.
appartiene a me. Grazie. Paradisiaco arcipelago oceanico, vissuto da antiche leggende, viveva Moana, una giovane con un cuore avventuroso. La canzone Oltre l'orizzonte narrava la sua epopea marina. Moana, affascinata dall'oceano, sentiva un richiamo nel vento a esplorare l'ignoto. La melodia esprimeva la sua determinazione di oltrepassare i confini dell'isola, sfidare le convenzioni e seguire il suo destino. Oltre l'orizzonte diventava l'inno dell'autoscoperta, mentre Moana, accompagnata dalla magia dell'oceano, affrontava prove e pericoli per salvare la sua gente. La canzone celebrava il coraggio, l'amicizia e la connessione con la natura, trasformando la natura e l'avventura di Moana in una fiaba di scoperta e crescita. Che affronterò, però tutti paiono felici qui, non cambiano mai niente, penso ti ci abituerai. Ando qui, le volte sorridenti, sono sempre contenti ed appartengo a loro ormai. Posso comandare, lo dimostrerò, mi saprò adattare se mi impegnerò, ma la in un vibrante villaggio messicano, tra i colorati festeggiamenti del Dia de los Muertos, viveva il giovane Miguel. La canzone Ricordami raccontava la toccante storia di legami familiari e della tradizione del ricordo
dei cari defunti. Miguel, aspirante musicista, cercava di capire la sua famiglia, che osteggiava la musica. La melodia esprimeva il desiderio di Miguel di essere ricordato, di lasciare un'impronta indelebile attraverso la sua passione per la musica. La canzone diventa un veicolo magico quando Miguel, attraverso il mondo dei morti, affrontava avventure per comprendere il vero significato dell'amore familiare. Ricordami diventava così l'inno di Miguel, un richiamo alla potenza dei ricordi e all'importanza di onorare le persone che ci hanno preceduto. Regno sottomarino, sotto il maestoso reame delle onde, viveva Ariel, una sirena con occhi sognanti. La canzone Parte del mio mondo raccontava il suo desiderio di conoscere il mondo umano al di sopra delle acque. Ariel, affascinata dalla vita sulla terra, sognava di essere parte del mio mondo, al di fuori dell'oceano. La melodia esprimeva la sua sete di avventure e di scoprire nuove esperienze. La canzone diventava l'inno della curiosità e della determinazione di Ariel mentre abbracciava il suo spirito ribelle per inseguire il suo sogno, anche a costo di affrontare la strega del mare. Una fiaba di amore, sacrificio e il desiderio ardente di appartenere a un mondo oltre le onde.
Italia 20. Ma lassù cosa mai ci sarà? Imparerei tutto, già lo so. Vorrei provare anche a ballare e camminare su quei, come si chiamano? Oh, piedi. Nella verde landa di Melodia sorgeva una torre d'argento, avvolta in un incantesimo. Al suo interno, Rapunzel, con capelli d'oro come raggi del sole, era prigioniera della malvagia strega oscura. Tuttavia, la giovane sognava di libertà e avventura. Un giorno, nel cuore della notte, una melodia misteriosa iniziò a risuonare nel bosco. Una voce gentile cantava aspettando una nuova vita, incanalando la magia degli antichi incantesimi. Rapunzel, attratta dalla melodia, intuì che il suo destino stava cambiando. Con coraggio seguì la canzone, affrontando la strega per abbracciare finalmente la sua nuova vita, libera sotto il cielo stellato. Non fa per me. Provo con la ceramica e con la ceramica.
sera. Poi lo sport, qualche schizzo, salgo su, che bel pizzo, riprendo un libro o due da quella libreria e viaggio ancora un po' con la mia fantasia e poi mi spazzolo con forza ed energia, ma sono sempre rinchiusa qua. E allora aspetto, 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 aspetto quel che succederà. Ma domani c'è quel che amo di più, quella sia di luci che mi porta lassù. Che cosa sia ancora non so, so che è nel cuore e che presto lo vedrò. Grazie. In un affascinante bazar incantato, nel cuore di Agrabah, viveva la coraggiosa principessa Jasmine. La canzone Speechless narrava la sua storia di determinazione e ribellione contro le limitazioni imposte alle donne del suo regno. Jasmine, desiderosa di scegliere il proprio destino, trovava la sua voce in Speechless. La melodia esprime la sua risolutezza mentre affronta il potente Jafar e lotta per la sua libertà. Speechless diventa un inno di emancipazione, sottolineando che il coraggio e la voce possono abbattere le barriere dell'ingiustizia. Jasmine, attraverso la forza della sua canzone, apre le porte a un futuro di autodeterminazione e uguaglianza nel regno di Agrabah.
avvolto dalla luce dorata delle stelle, viveva una giovane sognatrice di nome Elara. La sua storia prevedeva, attraverso la magica melodia, di un sogno splende in me. Elara, con il cuore colmo di desideri, desiderava ardentemente che il suo mondo fosse permeato di incanto e meraviglia. La canzone raccontava di Elara che, in una notte stellata, si imbatté in una fatina magica. Con un tocco di polvere scintillante, la fatina donò a Elara il potere di realizzare i suoi sogni. Guidata dalla melodia avvolgente, Elara intraprese un viaggio incantato, trasformando il suo regno in un luogo di magia, speranza e realizzazione dei propri sogni. Nell'antico regno asiatico sorgeva il villaggio di Mulan, una giovane donna determinata a sfidare le convenzioni. La canzone Riflesso raccontava la sua storia coraggiosa,
Mulan, desiderando superare le aspettative imposte dalla società, decideva di seguire il proprio cuore. La melodia esprimeva il conflitto interiore di Mulan, mentre cercava di trovare il suo vero sé. Vestendosi da guerriero, Mulan si rifletteva in uno specchio, cercando di capire chi fosse realmente. La canzone diventava l'inno di una donna pronta a sfidare le cose e mostrare il proprio volere al mondo, dimostrando che la forza di una persona va al di là delle apparenze. Thank you.
In un mondo di giocattoli viventi e avventure senza fine, c'era un giocattolo cowboy di nome Woody. La canzone Hai un amico in me raccontava la tenera amicizia tra Woody e Buzz Lightyear, un moderno astronauta spaziale che arriva nel loro regno giocattolo. La melodia esprimeva il colore dell'amicizia, nonostante le differenze. Quando Woody si sentiva minacciato dalla presenza di Buzz, la canzone diventava un inno rassicurante, sottolineando che anche se il mondo può essere grande e spaventoso, c'è sempre qualcuno che si prenderà cura di te. Hai un amico in me è diventata la melodia dell'unità, insegnando che l'amicizia è un legame speciale che supera ogni avventura e sfida nel magico mondo dei giocattoli. Si può ricominciare? In un incantevole villaggio immerso tra colline e boschi viveva una giovane e intelligente donna di nome Belle. La sua vita tranquilla prese una svolta straordinaria quando accettò di sostituire suo padre, prigioniero di una creatura temuta da tutti, la bestia. E una storia, sai, narrava l'inizio di questa straordinaria avventura. Belle, inizialmente spaventata, scoprì gradualmente la gentilezza nascosta dietro la maschera orribile della bestia.
La canzone catturava la crescita di un legame improbabile, trasformando il castello oscuro in un luogo di comprensione e infine di amore sincero. Una fiaba incantevole di bellezza oltre le apparenze e della forza del cuore umano. In una Grecia mitologica, dove gli dèi governano il cielo e la terra, viveva Ercole, un eroe dal cuore coraggioso. La melodia di Vadonò narrava la storia della lotta interiore di Ercole nel cercare il suo vero scopo e destino. Ercole, cresciuto tra gli dèi, sentiva il richiamo del suo cuore umano.
La canzone esprimeva il desiderio di Ercole di trovare il suo posto nel mondo, nonostante le aspettative divinamente imposte su di lui. Con la melodia epica "Ti vado o no", diventava l'inno della determinazione e della volontà di Ercole di seguire il suo cuore, affrontando sfide e mostrando che il vero eroe risiede nella forza interiore e nella capacità di scegliere la propria strada. La fiaba di Ercole si sviluppava come un viaggio di autodeterminazione, dove il protagonista impara che il vero coraggio si trova nella scelta di perseguire la felicità personale. Esiste un premio per gli ingenui, io l'ho già vinto da tempo, ma nessun uomo vale tanto. Di delusioni ne ho avute troppe. La testa mia non lo fare. Africana, tra lussureggianti paesaggi e armoniosi tramonti, il regno dei leoni viveva in pace. Nel cuore di questa terra la melodia, l'amore troverà la via, intrecciava la storia di Chiara e Poli, due giovani cuori destinati a unire le loro strade. La canzone narrava della lotta contro le antiche rivalità e del desiderio di creare un ponte tra due mondi divisi. Maria esprimeva la forza dell'amore che supera ogni ostacolo e pregiudizio. Attraverso la dolce armonia, l'amore troverà la via diventava l'inno dell'unità, della comprensione reciproca e della speranza di costruire un futuro dove l'amore trionfa sulla distanza. La fiaba si dipanava come un canto d'amore, guidando Chiara e Poli verso la realizzazione di un destino condiviso, dove il cuore trascende le differenze e prevale sulla divisione.
se non son forte ed ho paura, ma dentro al cuore son sicura. L'amore troverà la via, non mi perderò con te, mi sentirò a casa mia. Due note fanno un'armonia che nasce dentro il cuore, per noi due l'amore troverà la via. Se tu avrai paura, no, non interiori di Raya nel dover fare la scelta giusta e di fidarsi degli altri nonostante il suo passato doloroso. Scegli diventa un inno di speranza e fiducia nel potere dell'unità e della collaborazione. Attraverso la forza della sua canzone, Raya inizia a credere nella possibilità di un futuro migliore, luminoso e condiviso.
Grazie. Dagli dei dell'Olimpo viveva un giovane eroe di nome Ercole, desideroso di dimostrare il suo valore. La canzone, questa era realtà, narrava la sua epica avventura. Ercole, ancora acerbo nelle arti dell'eroismo, si sforzava di dimostrare la sua forza divina sulla terra. La melodia esprimeva il suo desiderio ardente di trovare il proprio posto nel mondo, anche se il cammino era costellato di sfide e ostacoli. Questa era realtà diventa l'inno di Ercole, mostri mitologici e superava prove epiche per raggiungere la grandezza. La canzone trasmetteva un messaggio di determinazione, coraggio, decisività nel proseguire i propri sogni, anche quando la realtà sembra insopportabile. Sono la musa, dea delle arti e proclamatrice di eroi, eroi come Ercole. La mia storia in effetti inizia molto prima di Ercole, milioni di anni fa. Fu tanto tempo fa, per il pianeta erano guai, imperversava muta dei titani la follia. E nel pericolo ognuno decideva per sé, e fra vulcani e terremoti tutto andava giù. Un giorno Zeo tornò con i suoi fulmini, sottoterra li spedì, tutto tornò tranquillo come mai. E lo saprai che l'unica importante verità. Grazie. In un paese chiamato Monreale, il cinema Imperia, dopo 40 anni, sta avendo successo. Vi ringrazio. Che ve ne è sembrata di questa serata? Bravi, vedevo che cantavate tutti, compreso l'assessore, mio amico, che adesso chiamo sul palco, Fabrizio Loverso, assessore allo spettacolo e turismo, e l'assessore Giuseppe Di Verde, che non cantava ma ballava. Prima di fare parlare i due assessori che rappresentano tutta l'amministrazione comunale, il sindaco per impegni personali non è venuto, ma ha mandato suo fratello che è milanista come me, per cui più bel regalo non poteva fare. Chiamo tutti i cantanti sul palco. No, questo io lo do loro per... Uso questo. Spengo l'altro. Mi sentite? Ok.
E allora, tutti i cantanti, li nomino uno per uno. Patrizia Alcamo, Angela Rizzolo, Veronica Autozzino, Adele Macaluso, Laura Giordano, Sofia Bucceri, Alessia Lucchese, Marica Marchese, Marta Lo Piccolo, Francesca Caracausi, Greta Barone, Aurora Bellomia, Flora Giordano, Antonino La Barbera, Mimma Di Lorenzo, Anna Tantillo, Giulia Brucoli, Roberta Betulia e Giovanna Lalia. Un applauso ai ragazzi che hanno cantato. E chiamiamo anche i ballerini dell'Art Academy. Dove sono? E hanno allietato e accompagnato i brani che non tutti i cantanti, ma un poco. E allora chiamiamo sul palco, ci vediamo tutti? Chiamiamo sul palco il direttore artistico nonché Davide Cutrona. Allora, chi chiamiamo? L'altro direttore artistico dell'Art Academy Balletto, Capizzi Salvo. Barba. Lui era la bestia della canzone che non ha voluto ballare. Quindi. E allora, Davide, prima di darti il microfono, l'assessore Loverso, presente. Due parole, Fabrizio. Sì, io intanto buonasera a tutti, mi voglio complimentare con tutti voi, tanto con i direttori artistici e poi con tutte le persone che si sono esibite in questo paese. Siete riusciti a creare una serata magica, perché tra la magia che è già in sé nella Disney, secondo me questo teatro è magico per tutti noi, e quindi voi siete riusciti a riempirlo. Questa è stata una cosa bella, io non ho trovato posto, ho guardato lo spettacolo in piedi e ho visto due spettacoli, quello sul palco e quello sotto il palco. Questo vuol dire che la scommessa che stiamo facendo come amministrazione è una scommessa vincente, perché grazie alle compagnie locali soprattutto siamo riusciti a portare al teatro tante persone di tutte le età, ed è bellissimo vedere tanti bambini, tanti ragazzi qui al teatro, perché bisogna educarli al teatro, bisogna abituarci a vivere il teatro, la musica, l'arte in generale. Quindi complimenti a voi, speriamo che questa sia soltanto la prima di una delle tante, diciamo, manifestazioni che voi farete qui sul palco, anche perché questa struttura appartiene alla città e quindi a chi si esibisce e si è esibito stasera. Grazie. Grazie assessore, adesso passiamo all'assessore Di Verde, e lui è l'assessore dello spettacolo, turismo e ora. Mentre l'assessore Di Verde praticamente ha la protezione civile e i vigili urbani, per cui dobbiamo stare attenti all'assessore Di Verde. Due parole. Innanzitutto buonasera a tutti. Prima ancora di complimentarmi con tutta l'organizzazione, con queste stupende artiste, piccini e grandi. Vorrei chiedere un grosso applauso per tutti i bambini che li sono esibiti stasera, è veramente commovente, veramente emozionante, bellissimo, in un cineteatro degno della storia di Monreale, finalmente riaperto. Vorrei non ultimo ringraziare chi ci garantisce la nostra sicurezza, che è molto importante dal punto di vista tecnico, cioè l'associazione di Overland, Evergreen, che ogni sera con la loro professionalità ci accompagnano in un percorso di sicurezza. Grazie a loro e grazie a tutti voi. Grazie assessore. Doverosi ringraziamenti vanno a tutto lo staff del Cinema Imperia, questo che l'ho rubato a Davide, doveva dirlo lui. Ma io voglio ringraziare la protezione civile nell'associazione Overland, che sono presenti sempre qui.
anche la consulta giovanile che prende ogni sera, diciamo che fa la maschera, garantisce l'ingresso e tutti gli spettacoli di tutto il cartellone fino a giugno, giusto? Poi ringraziamo chi era all'ingresso: Mirella Bonomo, Liliana Vajica, Maila Spadaro, e ho visto anche Piero Albanese che era qui come staff, è andato via, lo ringrazio. Ringraziamo tutta l'amministrazione. Adesso passo il microfono al Doc. Io lo chiamo Doc. No, non potevo dirlo, che siamo in campagna elettorale. Doc Davide Cutrona. Allora, no, questo non mi serve, credo di farcela. Vabbè. Ti è piaciuto il concerto? Ecco, allora mi fa molto piacere che i bambini hanno detto sì, ma gli adulti vi è piaciuto il concerto? Io ringrazio ovviamente, ripeto, tutto il Cinema Imperia, tutto lo staff, Simone, Daniele, il mio collaboratore Andrea lì che è stato bravissimo, tutti i docenti che si sono prorogati per preparare questi ragazzi, perché non è facile, non è assolutamente facile vedere dei ragazzi che sul palco cantano certi brani. E io sfido chiunque, e i brani da Walt Disney hanno una loro difficoltà, quindi io un applauso personale ve lo faccio a tutti voi. E non dimentico la cosa più importante, che io l'applauso lo farei a voi, perché senza pubblico non ci sarebbe concerto. Questo teatro io penso che debba essere e sarà sicuramente una punta molto importante per l'arte del paese. Noi come associazione, come fondazione, siamo abbastanza propensi a divulgare la cultura quella sana. E quindi io spero che come pubblico vi sia piaciuto questo concerto, e seguiteci, e ringraziamo di nuovo, io personalmente ringrazio tutta la giunta, il sindaco con cui mi sono sentito poco fa, purtroppo non è stato possibile essere qui, ma ringrazio veramente tutti. Alla prossima, aspettate, ringrazio ovviamente, stavo dimenticando, Art Academy per i balletti, per tutto quello che hanno fatto, ti ringrazio, ti do la parola, 2 minuti. Vabbè, le coreografie ovviamente sono state curate da Teresa Sole, che oggi non c'è qui, è a Catania per un'altra manifestazione. E che devo dire, Davide, questa sera mi sa che è nata una bellissima collaborazione. Sappiamo fare spettacolo, sanno fare spettacolo tutti loro, quindi grazie a Morrale, grazie a te per averci pensato. E veramente complimenti appunto per questa bella realtà che è stata realizzata a Monreale. Grazie e buonanotte a tutti. E allora, oltre l'Art Academy, lo spettacolo è stato proprio ideato proprio dalla Sicily Music Academy con sede Morrale e a Bismeri. Tutti i ragazzi che hanno cantato fanno parte dell'associazione Morrale e Bismeri. Dobbiamo fare un binomio e dobbiamo unire. Adesso noi abbiamo il teatro, per cui i Bismeri saranno ospiti nostri, e quando abbiamo i Bismeri saremo ospiti loro. Grazie a tutti, buon ritorno a casa, ciao, alla prossima.